Buongiorno a tutti, sono io 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la rubrica dedicata ai consigli con un romanzo uscito da poco che ho trovato un po' per caso, non è che lo stessi cercando, ma siccome ne ho già letto un altro dell'autrice e mi è piaciuto, ho deciso di provarci. Mi riferisco a La scuola degli specchi di Eva Stasniak, polacca. Allora, questa è la trama. Parigi, 1755. Veronica ha appena 13 anni, quindi è poco più che una bambina. È orfana, viene da una famiglia povera, dove sono lei, due fratelli, e prima c'era un'altra sorella che è morta poco dopo il padre. Sua madre vende vestiti usati al mercato, quindi non è un lavoro con grandi entrate. E quando riceve una proposta da parte di un misterioso gentiluomo, Madame Rowe è sicura di aver fatto il colpo della vita. Ossia, il misterioso gentiluomo si è invaghito di Veronica, vende la vista in giro, e chiede che le venga consegnata. Si occuperà della sua istruzione, di lei, e Veronica in cambio riceverà vestiti, gioielli, anche diversi mobili di pregio, a patto che quando il gentiluomo lo vuole, Veronica debba essere carina con lei, carina con lui, insomma, deve semplicemente fare una o due cose, nulla di più. Veronica e sua madre accettano. Veronica non ha ben chiaro cosa le stia per accadere, sua madre invece lo sa molto bene. Ma nessuna delle due immagina chi sia il misterioso gentiluomo che si è presentato, o meglio, si è fatto presentare da un suo domestico come un conte polacco, lontano parente della regina Maria Leszczynska, di origini polacche. Beh, il misterioso gentiluomo polacco, il conte polacco, non è un conte e non è tantomeno polacco, ma è Luigi XV, che nella sua residenza del Parc Auxerre, nel bosco di Versailles, ospita diverse ragazze per, diciamo, motivi piuttosto evidenti oggi, e che però ignorano la sua identità. Veronica quindi si ritrova in questo nuovo mondo con questo misterioso compito, e senza sapere l'identità del suo protettore. Da qui in poi si snoderanno diversi avvenimenti, noti e meno noti. Allora, questa è la trama, in breve, o meglio, la trama della prima parte. Perché il libro ha, a mio parere, un problema, lo diciamo subito così almeno ce lo togliamo. Ossia, ha una sinossi sbagliata. La sinossi ci dice infatti che la storia sarà incentrata su Veronique. E per le prime 100 pagine, 150, è così. Poi si passa ad un altro personaggio e la cosa può rimanere un po' straniante perché non si capisce il motivo. Tutto prosegue bene, seguiamo Lucia e Veronica e poi, stack, 5 anni dopo, altro personaggio. Che sì, è collegato con Veronique per ovvi motivi, ma diciamo può apparire straniante. Nella sinossi non viene detto, fosse stato detto sarebbe stato diverso. Non lo so. Ho come la sensazione che fossero due libri uniti, ossia, l'attrice inizialmente voleva scrivere solo su Veronique, poi però, visto che non aveva abbastanza informazioni, o meglio, non sapeva come far andare avanti la storia, decise di cambiarla e aggiungere altro, che sì, c'entra, è comunque pertinente per tutto l'affresco centrale, ma appare straniante. Allora, questo è l'unico difetto del libro. Per il resto scorre benissimo. In quanto agli avvenimenti, bisogna dire che sì, è vero, il Parc Auxerre, che si trovava a Versailles, è stato de demolito, quindi non sappiamo nemmeno dove si trova esattamente, ma ne abbiamo diverse illustrazioni. Era una specie di garçonnière dove il re Luigi XV, detto il beneamato, fece alloggiare diverse ragazze, tutte giovanissime, tutte rigorosamente vergini e in buona salute. Lo scopo era avere rapporti con queste
ragazzine perché la sua maestresa in titolo, la famosissima Marchesa di Pompadour, non poteva più avere rapporti con lui. Sembra che soffrisse di una malattia che le rendeva molto difficile, diciamo, il rapporto e che a causa di questa malattia avesse sviluppato una certa frigidità. E quindi il re non ci si trova più a suo agio, lei non voleva rapporti, lui era un uomo dalla sensualità prorompente, molto simile a quella del suo avo Enrico IV, e quindi ci si arrangiò di conseguenza. Luigi XV, infatti, forse il più prolifico in fatto di figli, sovrano francese di sempre. Se al suo antenato Enrico IV sono riconosciuti 22 figli, probabilmente 4-5 di più, se Luigi IX ne ha avuti 11 dalla moglie, solo dalla moglie perché se diventi santo un motivo ci deve essere, se Luigi XIV ne ebbe 19, Luigi XV ne ebbe anche lui 19 ufficialmente riconosciuti, perché sembra che fossero molti, ma molti di più. Non si conosce esattamente il numero esatto dei figli che ha procreato, anche grazie a queste trovate del Parco Self, dove molte ragazze venivano congedate e sposate con una buona dote quando restavano incinte. Si sapeva che era figlio del re, su quello era incontrovertibile. Di lui si conoscono solamente 4 figli, mi sembra. Il piccolo duca di Ventimiglia, avuto dalla sua prima amante, seconda amante, il figlio avuto da Louise Amalfi, detta Amorfis, il figlio avuto da Anne de Romane, l'unico tra l'altro legittimato che poi divenne abate, noto come l'abate de Bourbon, e il duca di Narbonne, e forse Adelaide de Fiel, che poi divenne la madre di Charles de Flotow e le compagne di Talleyrand, insomma. Questi sono sicuramente i figli che ebbe, 5 fuori, diciamo, dal matrimonio, ma è probabile che fossero molti di più. Come appunto ci fa vedere questa vicenda, ogni tanto ne nasceva uno. Quindi, diciamo, è una vicenda, quella del romanzo, verosimile, probabile. Non sono rimasti i nomi di queste ragazze, tranne di quelle più famose, ossia Louise Amalfi e Anne de Romane, che non volle essere alloggiata al Parco Serfo, ma a parte loro non se ne conoscono altri, quindi che una ragazzina come Veronique sia trovata in certe situazioni è molto probabile. Che abbia avuto figli da re, probabile, bambini non registrati, non riconosciuti, con, diciamo, genitori adottivi, perché non rimanevano con le madri, che ignoravano chi fossero questi bambini, quindi ha solamente detto che erano figli di un nobile importante e che loro dovevano farne da tutori, nient'altro. Di tutto questo si era occupato sempre il cameriere personale di Luigi XV, Le Belle, che infatti compare come personaggio principale della prima parte e anche un po' della seconda di questo romanzo. Le Belle era informato su tutto, sapeva ogni movimento del suo signore, ogni, diciamo, idiosincrasia, ogni paranoia, qualsiasi cosa. E era lui che si occupava, diciamo, di procacciare queste ragazze. Aveva una rete di agenti sparsi per mezza Parigi, quando ne trovavano una, bisognava visitarlo, bisognava accordarsi con la famiglia e poi, tac, al Parco Serfo, dove sempre ricevevano un'istruzione, cioè saper cantare, saper ballare, saper conversare, all'epoca molto importante, e poi venivano mandate nel letto del re che, diciamo, voleva sia la novità che comunque una ragazza intellettualmente stimolante. Può parerci barbaro, predatorio, e lo è, anche all'epoca fu percepito in questa maniera, tanto che nel romanzo ci sono alcuni accenni alle dicerie che c'erano all'epoca, sia che il Parco Self fosse un serraglio che ospitasse centinaia di ragazzine, che queste venissero rapite, che molti genitori non volevano essere ritrovati uccise, insomma, erano dicerie che correvano, ingigantite, ma con un fondo di verità. Il romanzo è anche molto interessante perché non ha un unico punto di vista, ne ha diversi: il punto di vista di Veronique, il punto di vista
la marchesa, del re di Le Belle, di una delle cameriere personali di Veronique, poi di Marie-Louise, della vita a Parigi, di quello che accade a Versailles. Quindi il lettore riesce più o meno a capire la situazione generale. La prima parte dura a malapena 2 anni. Si passa appunto dall'arrivo di Veronique nel 1753 al 1757, che nella storia del regno di Luigi XV è una data molto importante. È la data dell'attentato di Damiens, il quale ferì il re senza ucciderlo, però per qualche giorno lo fu tra la vita e la morte, quello è lo spartiacque. Perché avviene poi una faccenda importante che non vi posso raccontare perché altrimenti spoiler. La seconda parte invece parte dal 1762 e arriva fino al 1793, inizio 94, perché poi si passa con il calendario rivoluzionario e io e il calendario rivoluzionario non siamo mai andati molto d'accordo, cioè lo capisco, conosco i mesi, ma non riesco a posizionarli con il calendario gregoriano, colpa mia. Bisogna dire sì, è una narrazione che anche nella seconda parte, diciamo, va così, diversi punti di vista, diversi salti, talvolta passano anche interi anni senza che si sappia cosa accade. Questo è un male, ossia questi buchi sono disturbanti, perché qualcuno si aspetta alcune cose, non accadono, e poi scopre se sono accadute tramite un piccolo veloce flashback o uno spiegone. Non è, diciamo, un romanzo molto analitico, ossia non scava a fondo le questioni, altrimenti la vicenda di Veronique meritava 200-300 pagine. No, i numeri, i fatti, li descrive, però vai avanti, non c'è tempo per riflessioni, questo va detto. È molto veloce e copre, come ho già detto, molti anni, 38, che comunque scorrono benissimo. C'è anche una certa attenzione alla mentalità dell'epoca, non ci sono voli pindarici, non ci sono storie d'amore impossibili. È tutto, diciamo, nel regno del probabile, che in questi romanzi, a mio parere, è un bene, perché se inseriscono storie d'amore impossibili, se si inseriscono le vicende assurde e anacronistiche, si perde di realismo. Il realismo in un romanzo storico è importantissimo. Quindi mi è piaciuto, sì, più la prima parte che la seconda, che la prima parte è quella che, diciamo, più innovativa, più rivoluzionaria, di cui non si parla mai per ovvi motivi, perché veramente fa cadere le braccia pensare che un uomo di 50 anni chiedesse, diciamo, ai suoi sottoposti di procurare ragazzine tredicenni oggi, come all'epoca, fa spavento. All'epoca faceva spavento per altri motivi, perché era, diciamo, con l'adulterio, oggi perché appunto c'è il discorso di consenso, pedofilia, grooming, insomma, è complicato e anche un po' nauseante, diciamolo. Bisogna dire che a questo proposito il romanzo non fa giudizi netti. All'epoca queste ragazzine vennero mal viste dal popolo quando tornavano, perché venivano etichettate come ragazzacce, donne di facili costumi, donne che si erano vendute, perché è vero, di fatto era prostituzione, però non era nemmeno colpa loro, questi sempre erano i genitori che decidevano, ed era un sistema per sfuggire alla miseria. Accettabile o meno, era un sistema. Pertanto ritengo che una condanna non debba essere fatta nei confronti di queste ragazze, nei confronti del re sì. E qui infatti il romanzo ci fa intravedere come Veronique, ma anche le altre ragazze, siano ingenue, ma abbiano capito che questa è un'opportunità e cercano in tutti i modi di coglierla. Poi c'è chi fallisce, c'è chi ha successo, dipende. C'è anche l'ambiente di corte con, diciamo, la presenza del re, della regina Maria Leszczyńska, del delfino Luis Ferdinando e delle altre figlie del re, le poi famose Madame Tanto del regno di Luigi XVI, il quale compare anche lui da bambino, quindi è tutto globale, tutto molto ben mostrato, specialmente la prima parte, vediamo tanti punti di vista. Nella seconda segue principalmente un unico punto di vista e questo è male. Il collegamento c'è con la prima parte, ma personalmente avrei preferito vedere più aspetti della prima parte, forse allungarla. Ecco. Poi non c'è altro da dire, francamente, un romanzo molto bello che meriterebbe non tanto un film, ma una miniserie TV in 2 puntate. Una parte su Veronique e una parte, e adesso lo posso dire, su Marie-Louise, sua figlia. Divise in 2 puntate,
verrebbe molto molto bene. Allora, per questo video, principalmente per i suoi aspetti, diciamo, più storici, mi sono basata su alcuni testi. Ho dovuto anche qui fare una cernita perché sulla storia di Francia e sul Settecento io ho molto, quindi bisogna selezionare. In particolare, Simone Berthier, un classico, La Reine et la Favorite, che narra del regno di Luigi XV dal punto di vista femminile, sia Maria Leskinska, la Pompadour, poi anche la Du Barry, le due delfine, le figlie del re, la sua prima fidanzata, Maria Vittoria, di cui vi ho già parlato, quindi è completo. Francesca Sgorbati Rossi guida pettegola al 700 francese, questo è una manna per il gossip, cioè di tutto. 700 e in parte 600, ha assolutamente gossiparo. Questo è un bignami per certi aspetti. Poi, Evelyn Lebel, Madame de Pompadour, questo lo comprai con il giornale della Biblioteca Storica. Anni fa è stato il primo testo sulla Pompadour, per me fondamentale perché la Lebel è bravissima in queste cose. E ovviamente un classico dei classici, che chiunque si interessi alla storia francese del 700 dovrebbe avere. Benedetta Craveri, Amanti e Regine. Io questo l'ho trovato persino tradotto in francese a Versailles. Io mi accontento di avere una copia in italiano, trovata anche questa quasi per caso, perché i libri migliori, a mio parere, si trovano per caso. E questo è tutto, direi che non c'è altro. Se volete un'altra occasione posso farvi anche la recensione del precedente romanzo della Eva Essence, che dovrei avere da qualche parte in libreria, e direi che questo è tutto. Sì, si è sentito un uccellino, c'è un uccellino che è entrato dentro casa e sta cercando di uscire. A parte questo, vi terrò informati e alla prossima.